chiamo Luca Caracciolo, cintura nera di judo e di jiu-jitsu. Ad oggi il jiu-jitsu include tutti gli orari della mia giornata. Sto praticamente a tempo pieno qua in accademia, sia a insegnare che ad allenarmi per tutte le classi. Nel 2012 ero ancora all'inizio della mia cintura viola. Sono arrivato qua a Firenze, sono tornato qua a Firenze, che appunto è la mia città, per cominciare un nuovo percorso. Io ho iniziato a allenarmi di jiu-jitsu con Federico Tisi nel 2010 a Roma, e appunto per esigenze mie personali decisi ai tempi di uscire dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro del Judo per ritornare appunto eventualmente a casa. A quel punto, sul consiglio di Federico, decisi di avviare un mio piccolo gruppo di allenamento. In realtà il vero obiettivo era quello di avere dei compagni di allenamento io, e così appunto verso la fine del 2012 abbiamo iniziato questo percorso che oggi è tra il Jiu-Jitsu Firenze. Poco dopo abbiamo iniziato ad avviare anche i ragazzi nella pratica sportiva, diciamo nell'aspetto sportivo del Jiu-Jitsu, quindi le competizioni del Jiu-Jitsu, e abbiamo sentito l'esigenza di accrescere anche il numero delle classi, perché inizialmente le classi erano soltanto lunedì, mercoledì e venerdì. Poi con il tempo abbiamo appunto sentito la necessità di aumentare il numero di classi fino ad arrivare a quello che siamo oggi, questa palestra, che è il centro sport di combattimento. Abbiamo lezioni tutti i giorni 2-3 classi al giorno. Siamo partiti con il differenziare le classi tra amatori e competitori. Con il tempo ho deciso di non fare due classi differenti, ma bensì di riuscire a tenere delle piccole differenziazioni, ovvero dare dei dettagli in più per chi ne avesse bisogno, oppure di prolungare i tempi delle lotte o il numero delle lotte per i competitori. L'aspetto competizione qua in questa accademia è un aspetto che non posso dire che sia l'aspetto primario, quello no, non lo è assolutamente, però noi sempre trattiamo il jiu-jitsu come quello che è, come l'arte marziale, per quella che è nata, come a mio parere uno dei più efficienti sistemi di difesa personale. Per noi la competizione è una scelta non obbligata, una scelta che non è mossa appunto da nessun scopo di monetizzazione, ma piuttosto è qualcosa che facciamo appunto per divertimento. C'è un buon numero di ragazzi che competono, molte cinture viola, alcune cinture blu, si stanno avvicinando anche le cinture bianche alla competizione, anche se ritengo che le cinture bianche non debbano essere spinte verso la competizione. Se è una loro scelta, una loro richiesta, va bene, ben venga, ma è giusto che prima imparino un po' tutti gli aspetti del jiu-jitsu e non vivono fin da subito il jiu-jitsu su un contesto dove si possono sentire eventualmente sotto pressione. Gli aneddoti migliori che ho da quando mi sono avvicinato al jiu-jitsu sono i viaggi che ho fatto in Brasile, negli Stati Uniti, sia quelli che ho fatto da solo, che ho trovato talvolta più difficili, perché mi sono trovato per lunghi periodi di tempo, come un mese e mezzo, e talvolta anche di più, in un paese che sostanzialmente non conoscevo. Nonostante conoscessi la lingua, io non conoscevo niente di quel paese, erano le prime volte, e mi trovavo là a New York, ad esempio, a fare quasi un'ora di strada, ad andare e tornare due volte al giorno sulla metro per poter fare allenamento. Per me il jiu-jitsu, più di qualsiasi altra arte marziale, è qualcosa che finché non lo provi non riesci a capirlo. È qualcosa che, osservato da fuori, non ottiene la giustizia che si merita. Lo trovo anche allo stesso tempo il più naturale di tutti. Ad esempio, se prendiamo due bambini che giocano, finiranno per lottare, finiranno per andare al suolo. Molti movimenti sono quelli che troviamo
appunto in maniera magari più strutturata e tecnica nel jiu-jitsu. Ho iniziato nella pratica del judo a 5 anni, fino appunto ai 18, dove poi ho avuto la fortuna di passare a praticare il judo da professionista. Mi sono trasferito a Roma, e poi ero entrato nelle Fiamme Oro per allenarmi lì, quindi quello è diventato il mio lavoro. E ho sempre competuto nel judo, ho sempre fatto il judo appunto come prima attività. Avevo un caro amico che viveva qua a Firenze, e siamo tuttora carissimi amici, che è appunto Andrea Sacniotis, una cintura nera di Cipro, che aveva incominciato a praticare il jiu-jitsu. E mi ricordo che mi parlava spesso di questa arte marziale molto simile alla nostra, molto simile al judo, che era il jiu-jitsu brasiliano, nel quale il più della lotta è improntata a terra. Io non ero in realtà neanche molto, molto capace nella lotta a terra per essere un judoka. E mi ricordo che quando mi mostravi i video trovavo questa arte marziale talvolta noiosa. Finché alla fine non decisi di provare. Decisi di provare e sul suo consiglio contattai Federico Tisi, che ai tempi fu molto gentile, mi disse di andare a provare. Ricordo che mi disse che sarebbe stato di ottimo supporto appunto per le competizioni di judo, che avrei trovato indubbiamente del beneficio. In realtà appunto andai a provare e mi accorsi subito che non era più il judo l'obiettivo, non era quello di completare il judo, non era quello di implementare la mia prestazione nell'ambito del judo, ma mi divertivo semplicemente a fare jiu-jitsu. Mi divertivo a tal punto che mi ricordo che arrivai a un punto che finivo gli allenamenti di judo, che facevo le Fiamme Oro, e nonostante fossi stanco morto non vedevo l'ora di andare a fare jiu-jitsu. I primi anni sono stati molto duri. Io facevo preparazione atletica la mattina alle 10, facevamo tutti insieme con la squadra, alle 17 c'era l'allenamento del judo e finivamo circa alle 19, mi mettevo in macchina di corsa alle 20, perché ci volevo quasi 40 minuti nel traffico, raggiungevo la palestra che era tra il jiu-jitsu Roma, dove appunto andavo a praticare jiu-jitsu. Erano bei momenti, molto difficili per me, perché nonostante io avessi la cintura nera nel judo, appunto le mie conoscenze andate a terra erano molto limitate. Mi misi la mia cintura bianca, ai tempi non si partiva direttamente dalla cintura blu come regolamento, come oggi. E fu un bel bagno di umiltà, nonostante non ce ne fosse poi realmente bisogno, perché non ho mai sopravvalutato le mie capacità nel combattimento a terra. Per me il judo è sempre stato principalmente uno sport, e mi resi conto che mi era avvicinato a qualcosa che era più un'arte marziale di quanto non credevo che fosse, perché aveva una grandissima fruibilità anche nel combattimento a tutto tondo. L'aspetto competizione è qualcosa che credo che sia per tutti, ma affrontato insomma a livelli più alti di fatto non è veramente per tutti, è veramente per pochi, perché richiede una preparazione di alto livello, una preparazione che richiede una grande professionalità, una grande quantità di tempo, talvolta appunto diventa molto sacrificante. Da quando ho iniziato a competere io ad oggi ci sono le sostanziali differenze, secondo me. In primis, sarebbe troppo semplicistico dirlo, è il livello tecnico e anche il livello di preparazione fisica che c'è da parte degli atleti, ma anche il numero delle persone che si trovano in una competizione si è tremendamente alzato. L'asticella si è veramente alzata di molto. Mi ricordo le competizioni già di 7-8 anni fa, non contavano lo stesso numero di iscritti che si può avere oggi. Io consiglio ed invito tutte le persone ad avvicinarsi alla pratica del jiu-jitsu. Dico sempre che nel mio cuore il mio primo amore è il judo, ma se dovessi consigliare uno sport da combattimento, un'arte marziale, a chiunque,
consigliare il Jiu-Jitsu. Consiglio a tutti quanti di venire qua a Tribe Jiu-Jitsu Firenze a provare con noi, perché credo fermamente in ciò che faccio, e faccio questo da tutta la vita, e ho voglia di trasmettere tutto quello che ho imparato.